Una cerimonia contenuta e il motivo è ben noto. Numero chiuso per un evento quale la scopertura di una targa che anticipa l'ingresso alla sala principale della sede dell'autorità di sistema portuale del Tirreno settentrionale a Livorno. Una dedica doverosa e di riconoscimento per Giuliano Gallanti, scomparso nella gennaio scorso e per anni presidente dello stesso ente. Presidente Corsini, una cerimonia semplice, ma da questo momento in poi i briefing, le conferenze, i grandi momenti nei quali vengono poi redatti e firmati accordi e protocolli verranno fatti nella sala Gallanti. Sì, è un piacere, diciamo, dare questo tributo a una persona che ha svolto il suo lavoro con grande passione, con grande competenza, un esperto di settore riconosciuto in tutta Europa e nel mondo, che credo abbia dato un grande contributo anche alla crescita del porto di Livorno, e i cui traffici sono in crescita ormai da anni, a parte, diciamo, questa parentesi del Covid, in modo continuo. Quindi non si può altro che dire che sia stata una figura importante in questo luogo, e quindi siamo tutti contenti di dargli questo tributo. Una persona particolare, per bene, che io ho conosciuto pochissimo, ma insomma che ho avuto modo di apprezzare anche in quei pochi giorni che l'ho conosciuto. Va anche raccontato che realtà come quella dell'autorità portuale, che guarda all'orizzonte, guarda al domani, molto spesso ha bisogno di semine precedenti che poi vengono raccolte dai testimoni successivi. Sì, assolutamente, questo è un tema importante da rappresentare. Per far crescere le strutture complesse serve continuità. Quindi siamo già passati da un'autorità portuale a un'autorità di sistema portuale, con tutta una serie di sfide, di novità che abbiamo dovuto affrontare nel tempo, ma sempre nella logica di portare avanti un'azione che avesse la sua continuità col passato, in modo da non perdere i pezzi del lavoro fatto. Il grande lavoro di Giuliano Gallanti è stato quello di portare a compimento il piano regolatore portuale di Livorno, che non ne aveva uno da 60 anni, e attorno a questo si sta costruendo quello che stiamo facendo adesso, e si deve costruire il futuro del porto di Livorno, stavolta insieme a quello di Piombino e dei porti dell'Elba, in una comunità. E le sfide per il futuro sono tante, e ecco, come diceva lei, quello che serve davvero è la continuità e valorizzare il lavoro che è stato fatto da chi ti ha preceduto.